Cominciare. Segretario generale per l'appello, prego. Buonasera. Pellicini. Assente. Frulli. Casali. Assente. Franzetti. Castelli. Assente. Miglio. Ronchi. Ballinari. Baldioli. Cataldo. Presente. Rossi. Assente. Contini. Presente. Compagnoni. Nogara. Petrotta. User is online. Taldone. Assente. Agostinelli. Benissimo, la seduta è valida. Possiamo cominciare. Diamo spazio agli interventi iniziali se ce ne sono. Consigliere Baldioli e poi capogruppo Agostinelli. Prego. Grazie Pietro. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Una cosa un po' personale che però prende spunto da questo bel libro scritto da un nostro concittadino che narra di personaggi luinesi, che mi è capitato per caso, non che sia un gran lettore, e nel vedere ritratta così bene Luino ho detto manca giusto forse questo tassello a Giovanni Petrotta, al quale quindi lo regalerei volentieri con una mia piccola dedica per ringraziarlo non tanto del lavoro di consiglio che in questo momento escluderei, ma per essere professore, per essere un cultore della vita luinese, per essere uno storico che più di me sicuramente e forse più di molti luinesi si è interessato alla nostra storia. Quindi se non ti dispiace io te lo regalo, poi volevo finire l'intervento. Ma questo è una cosa che per me il semplice è con la S maiuscola, non è una sviolinata perché non ho motivo di farla. Quando ho visto il libro ho pensato alla persona più adatta che potevi essere tu. Questo mi ha dato anche l'assist, ma ti prego che di non credere che la cosa fosse congiunta. È venuto dopo questo mio pensiero perché leggendo fra le varie per i vari personaggi c'è anche una persona a me molto cara che è mio nonno, che è stato avviatore, che ha fatto un po' di cose qui a Luino, ha portato i mezzi pubblici, chi lo ha conosciuto lo sa, anche se è morto già da parecchi anni. A suo tempo chiedemmo, perlomeno qualche membro della mia famiglia, attraverso la giunta, attraverso l'assessore Castelli, se era possibile dedicare un ricordo luinese a un personaggio che comunque un po' si è distinto per tanti motivi. Non dovrei forse dirlo io che sono il nipote, ma indegno nipote, perché mio nonno era un personaggio. È ben descritto in questo libro, però approfitto, speravo ci fosse il sindaco per chiederglielo ufficialmente, ma lo chiedo al Presidente in maniera ufficiale, se vuole prendere in seria considerazione, prima che finisca questo mandato nostro, quindi nel prossimo anno, di dedicare una piccola via, un angolino di Luino. Io avevo perfino pensato, anche se non è tanto piccolo, perché è molto bello, il lungolago di Luino che non ha un nome, in maniera tale da non dover distruggere tutte le carte d'identità dei luinesi, ecco, di quelli che vivono nelle vie, che cambiano nome, che sono tutte cose antipatiche, che portano via tempo e denaro anche agli uffici. Ecco, la chiudo lì, spero di non avervi annoiato, prego però il Presidente del Consiglio di prendere buona nota di questo. Buona serata a tutti. Grazie consigliere, prendo nota, ovviamente è una richiesta che passo alla Giunta, perché queste cose sono di competenza della Giunta e non del Consiglio, quindi la passerò sicuramente al Sindaco. Grazie. Capogruppo Agostinelli, prego. Sì, però essendo un consiglio comunale la presenza meno del vice sindaco e del sindaco, perché io a chi parlo? Parlo ai consiglieri. Cioè io ho qui da fare, devo leggere una nota, a chi la leggo? Facciamo come l'interrogazione dalla fognatura, che
all'epoca il sindaco non c'era? Cioè, permettete, questo è un consiglio comunale, non è presente il sindaco né il vice sindaco. Non lo so, se è regolare. Io credo che sia più giusto che ci sia. Mi dispiace che lei dia così poco valore al resto della giunta. No, comunque, poco valore per quello che mi riguarda, il consiglio ha dei numeri validi e quindi io in orario parto. Chi non c'è, lei fa bene a dirlo, lo riferiremo a chi non c'è. Vabbè, io credo che il capo dell'amministrazione non è presente. Sarebbe opportuno, perché visto che Pellicini ci tenevo solo a specificare che è una questione non è che sminuisco la giunta, politica, lungi da ma me il consiglio è valido giunta, a tutti gli effetti anche se manca il sindaco. Ma lungi da me sminuire la giunta, ci manca per regolamento. Io ho rispetto di tutti. Però anche qui, scusa, se posso, in un clima di assoluta... Se il capogruppo Costinelli è finito, sì. Sì. Prego. In un clima di assoluta composizione, perché sì, credo che il momento iniziale dove ci sono le osservazioni sia oggetto di dinamiche di dialettica politica, no? Cioè, quindi il fatto che non ci siano le prime due cariche e magari ecco, adesso vedi, risolto il problema. Va bene. Se no si poteva banalmente iniziavamo i lavori del consiglio. Avremmo fatto volentieri così. Sì. Va bene, grazie. Allora, benvenuto signor sindaco, lo aggiorniamo. Ok. Prego, capogruppo Costinelli. Buonasera a tutti. Nei giorni scorsi, come i gruppi di minoranza, abbiamo avuto modo di dire a mezzo stampa quelli che secondo noi sono delle evidenti criticità nella gestione di Palazzo Vermani. La premessa importante fatta in quell'occasione sui media e ribadita ora è certamente il buon proposito di riqualificare la struttura per farla tornare in uso ai cittadini, ma è proprio nel rispetto dei cittadini che mi preme fare alcune considerazioni. La prima riguarda il personale. Visto il tempo passato da quando è stata annunciata l'inaugurazione al Consiglio Comunale di febbraio, non si poteva prevedere prima un bando per assegnare la custodia e la cogestione? Non avendo previsto per tempo concrete soluzioni per questo problema, state tamponando l'emergenza con l'aiuto di dipendenti comunali per presidiare le sale del palazzo con assegnazione provvisoria su base volontaria retribuita facendo ricorso al fondo degli straordinari con ulteriori costi, correggetemi perché posso sbagliarmi, che si aggiungono a carico della collettività. Questi dipendenti volontari sono coperti per ogni possibile rischio dall'assicurazione per svolgere tale ulteriore incarico lavorativo connesso con mansioni di sorveglianza e di sicurezza? Il calendario delle manifestazioni. Leggo sulla stampa che il sindaco, in risposta a noi, ha annunciato la presenza di un ricco calendario di eventi, di un cartellone per Palazzo Vermani. Abbiamo visto la serata col professor Cacciari, organizzata grazie agli amici del liceo, come pure quella che vedrà il 12 luglio lo scrittore giornalista Gianni Spartà. E qui si potrebbero dire tante cose sul valore delle associazioni che spesso lamentano di essere lasciate sole. È possibile vedere altri eventi in programma? Qualcuno, ma io non voglio crederci, e ripeto, non voglio crederci, ha riferito che Palazzo Vermani sarà chiuso per questo inverno. Sono certo che il sindaco potrà smentirle pubblicamente queste voci. Lavori e manutenzioni. Potremmo poi conoscere il motivo per il quale durante la notte il palazzo rimane illuminato e chi paga il consumo di tutta questa corrente elettrica? Risulta poi non essere ancora stato realizzato un sistema di videosorveglianza e di antintrusione. Questo credo sia un aspetto importante, considerato pure che non ci sono telecamere funzionanti in nessuna parte in quell'area, come è noto a questa amministrazione ormai dal 7 marzo 2016. I lavori esterni poi presentano alcune anomalie, ad esempio il battiscopo al zoccolino non è stato verniciato, manca un pezzo di grondaia, l'acqua piovana scorre lungo il muro portante del fabbricato, ci sono tubi PVC con fili elettrici scoperti e penzolanti, il davanzale del lato verso il lago non è stato verniciato, eccetera, eccetera. Non ho verificato la sala interna per le conferenze, ma vi sono lavori interni da rifinire, perché l'avete messo nero su bianco voi con la determinazione dirigenziale 218 del 24 maggio 2019 relativa agli archivi di Piero Chiara e Vittorio Sereni con assunzione di impegno di spesa per le opere complementari per euro
21.668,30, IVA compresa. Ma allora è ancora aperto il cantiere? Una riflessione. Sapete, cari colleghi tutti, furono profetiche le parole del consigliere Vincenzo Liardo quando nel 2014 diceva che il restauro del Verbania era sicuramente un'opera apprezzabile, ma forse da posticipare, perché il bilancio presentava criticità. Siamo sicuri che un intervento dispendioso come questo sia davvero sostenibile dall'ente? Il progetto finale, a suo parere, di Liardo aveva un costo di 2.400.000 ed avrebbe impegnato le imposte per i prossimi 3 anni, rischiando di mettere in ginocchio il bilancio comunale. Aggiungeva, lo leggo direttamente, che il finanziamento di Cariplo è sostanzioso, ma la parte rimanente dei fondi dovrà essere prelevata dalle casse comunali con il rischio di tagliare sempre più i servizi. La consigliera Nogara, insieme ai consiglieri Baratta e Torri, in quell'occasione avevano posto l'accento sul mancato interesse dell'amministrazione per le frazioni di Luino, affermando che c'era troppa disparità tra gli interventi riservati al centro cittadino con il pur apprezzabile intento di ristrutturare il Verbania rispetto a quelli per le periferie. Ecco, questo è il mio pensiero. Io credo che quelle dichiarazioni sono state profezie. Carta canta, diceva qualcuno. Quando si rilasciano dichiarazioni sulla stampa, bisogna poi ricordarsene. Nel novembre 2014 c'erano articoli sul quotidiano La Prealpina e Palazzo Verbania, dove veniva annunciato il restauro a costo zero per il Comune. La restaurazione, è il caso di chiamarla così, di Palazzo Verbania, avverrà a costo zero per il Comune di Luino. Una notizia nell'aria da tempo, ma diventata realtà. Prima, grazie a una decisione di Fondazione Cariplo, che ha donato al progetto 1.000.000 euro, e grazie anche allo stanziamento di Regione Lombardia, che ha deciso di dimostrare attenzione verso le ricchezze culturali del territorio, la loro conservazione e valorizzazione. Oggi ritenete queste parole ancora attuali? Davvero non è costato nulla ai cittadini di Luino quest'opera? Sapete, io ho il vizio di leggere gli articoli, ritagliarli e catalogarli. E in tutti questi anni ho sempre visto i vostri ringraziamenti doverosi, per carità, alla Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia. Ma non ho mai sentito in quest'aula consigliare, né ho visto scritto sui giornali, sui quotidiani locali, un ringraziamento ai cittadini di Luino che hanno contribuito. Mi è sfuggito? Davvero a costo zero? Davvero nulla ha messo la comunità di Luino? Mi sapete dire quanto hanno messo i luinesi per questo restauro? Ve lo dico io. Hanno messo la bellezza di 515.000 euro con le loro tasse. Ma se volete poi posso prendere un altro articolo dove dicevate che grazie ai denari che il Comune risparmierà si concentrerà sulle frazioni, quelle zone che non abbiamo mai dimenticato ma che per ragioni di bilancio, come avviene ovunque, qualche volta appaiono penalizzate. Qualcuno di voi riconosce queste dichiarazioni? Non le ho rilasciate io. Io direi che le frazioni sono sempre penalizzate. Non è stato fatto nulla ad oggi, neanche il parco giochi a Voldomino. Dicevo ai colleghi di minoranza che sarebbe utile avere un Verbania in ogni frazione. Infopoint. Poi vogliamo parlare dell'infopoint a Luino? Quanti sono? Ormai ho perso il conto. Ho letto sui giornali che toccherà la consigliera Frulli, con delega al turismo del Comune, presentare il nuovo infopoint il giorno 7 giugno 2019 e all'assessore Miglio parlare di questo settore quale leva di sviluppo economico. Che fine farà l'infopoint di Viale della Vittoria? Sarà trasferito all'interno del Palazzo Verbania come annunciato sulla stampa il 26 maggio 2019? Che sarà dell'immobile del nuovo IAT ristrutturato e inaugurato il 31 luglio 2014? Quel restauro è stato effettuato con soldi pubblici, con un investimento di 160.000 euro, di cui 133.000 finanziati dal GAL, e 27.000 dal Comune. Atteso che secondo me una città turistica deve avere un ufficio preposto operativo sempre, mentre questo è chiuso 3 giorni alla settimana, domenica compresa. Gli orari pubblicati all'albo pretorio dell'ente, venerdì e sabato, l'attività di questo ufficio viene trasferita
al Palazzo Verbani. Siccome è certo che questo ufficio IAT si trasferirà definitivamente all'interno del Palazzo Verbani, chiedo che sarà dello stabile di Viale della Vittoria? Io un suggerimento senza polemica lo avrei. Suggerisco di dare una bella sede alla Proloco di Ruino, associazione per la promozione e lo sviluppo del territorio, che vede in pochissimo tempo le dimissioni di due presidenti, viste anche le motivazioni annunciate nell'articolo della stampa del 31 maggio 2019. Ritengo che le accuse mosse dal presidente siano gravi per un ente che dice di voler promuovere il turismo. Ma come? Ma con chi? Con quale persone? Non si portano i turisti spostando gli uffici con un convegno al Verbania sul turismo, spostando gli infopoint da una parte all'altra, ma con le idee che di solito viaggiano sulle gambe delle persone. Credo che nessuna città che si dice turistica abbia perso due presidenti della Proloco in tempi così ristretti. Ma a voi non fa riflettere tutto questo che accade nel paese dove chiudono le ditte, scarseggia il lavoro, si impoveriscono i servizi al cittadino, a cominciare da quelli della salute, anche se qualcuno ha provato a raccontarci che veniva con la bacchetta magica e seminava ovunque medici e infermieri. Solo a noi della minoranza tutto ciò ci preoccupa e angoscia? Dimettetevi. Per concludere voglio rammentarvi lo spiacevole episodio della Cassa Unica, episodio ormai noto a tutta la cittadinanza, di cui a tutt'oggi noi consiglieri di minoranza non siamo stati aggiornati e informati sulle iniziative intraprese dall'amministrazione, alla quale ricordiamo che siamo anche noi amministratori dell'ente. Il programma elettorale con cui avete vinto le elezioni amministrative, prendendo vari impegni con i cittadini, vede solo progetti non realizzati, tipo campo da golf, piscine termali, lido, palazzetto dello sport sbandierato come cavallo di battaglia dal vostro programma, poi rimandato al 2021 ad altri amministratori, quando non sarete più in carica per termine mandato nel maggio 2020, ammettendo e accorgendovi che non ci sono soldi per realizzarlo. Basta sfogliarlo per vedere che su sanità, trasporti, sicurezza, scuola, abbassamento delle tasse è stato un fallimento politico. A proposito delle tasse, dicevate di non voler proseguire la politica di riduzione della spesa corrente intrapresa in quegli anni, per poi arrivare nel Consiglio Comunale del 14 marzo 2019 e scoprire che avete aumentato le imposte IMU e IRPEF, portandole al massimo consentito, ritoccando anche tutte le tasse, perfino quelle cimiteriali. Bisognava investire in reti di illuminazione a basso consumo energetico e in quell'occasione sarebbe stato fatto anche l'impianto di videosorveglianza. Ad oggi non ho ancora visto la pubblicazione del bando annunciato ormai dal 2017. Ma a che punto siamo? Fa sorridere vedere ripostati su Facebook le parole di Salvini e le immagini dove invoca maggiore sicurezza, dove parla di videosorveglianza, di potenziamento degli organici della polizia locale, post dove si inneggia a queste cose. E giustamente io dico, peccato che i post con queste notizie non riguardano mai il comune di Ruino. Per tutte queste cose vi invito ad aprire una riflessione tra voi, a valutare quello che io e noi riteniamo essere un vostro fallimento politico. Dimettetevi e cambiamo pagina. Grazie. Grazie capogruppo. Altri interventi? Consigliere Frulli e assessore Franzetti. Scegliete voi. Buonasera a tutti. Volevo rispondere... Scusa Laura, scusa una cosa. Io dico che comunque c'è un consiglio comunale che tra poco dovremo partire perché sono diversi punti. Se vogliamo fare un dibattito su tutto, facciamolo, però riduciamo un attimino i tempi, prego. Volevo solo rispondere sulla destinazione futura dello stabile di Via della Vittoria. Sappiamo tutti che è vincolato, ne abbiamo parlato in Commissione Territorio, all'uso giustamente per cui è nato, cioè per cui è stato ristrutturato, cioè l'uso della promozione del territorio e dei prodotti tipici del territorio. Quindi si provvederà a fare un bando chiedendo alle associazioni, che si rivolgerà alle associazioni della zona che praticano questo tipo di attività, chiaramente rivolta anche a Proloco, anzi
ben venga la Proloco, purché riesca nella complessità a mantenere aperto un posto che chiuso non avrebbe senso. Quindi questo era solo per puntualizzare. Quindi fino al 2019 è fermo per questa destinazione. Grazie consigliere. Assessore Franzetti. Sì, ringrazio Agostinelli per aver parlato di Proloco. Spiace anche a noi che la Proloco, dopo vicissitudini, siamo ancora come prima. Io porto la mia esperienza come rappresentante della Proloco e sono stato in carica ben 2 mandati, con Valtrude Reiser, Becchietti, Fanan, Alesi, cioè eravamo una grande squadra. Credo di critiche ne abbiamo avute molte, lavoro tanto, soddisfazioni arrivano molto dopo. La filosofia della Proloco di quei tempi era saper dialogare con tutta la città. Mi ricordo che ero arrivata dal sindaco per dirgli: ma questa è la Proloco, ci sono solo debiti, e mi fa: fammi un progettino che vediamo come aiutarvi. Bene, da quel debito che avevamo, sapendo dialogare con tutta la città, perché era partita una sinergia con le scuole e avevamo rinnovato il carnevale che era morto da tempo. Con la canottieri avevamo dialogato e lavorato parecchio, andavamo a casa alle 4 di notte, senza timore eravamo una squadra. Non sto qui a elencare anche quanto ci siamo inventati per fare soldi. Avevamo anche utilizzato degli spazi con la signora Gabriella Segrada, avevamo invitato degli artisti per darci una mano, insomma, si era poi anche venduto i quadri, e posso vantarmi, no, di aver fatto parte di quella Proloco che ha saputo parlare con la città, perché se oggi abbiamo il pronao di San Giuseppe illuminato è grazie alla Proloco, e grazie anche alla Proloco il restauro dei 2 evangelisti che sono sulla chiesa prepositurale. Certo, nella Proloco non puoi pretendere di avere, non è una vetrina di lancio. Se pensi di avere una visibilità nella Proloco, si è sbagliato. La visibilità la ottieni dopo molto tempo, dopo aver lavorato parecchio, e bisogna lavorare molto. Certo, il comune non può sempre finanziare, perché anche è sempre stato così. Viene dato un piccolo progettino e con quello vai avanti. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, ci mancherebbe altro, ma quello che evidenzio è che se non dialoghi con la città, così come abbiamo fatto con Cacciari, che ha partecipato i ragazzi del liceo, e questa è la filosofia, perché se chiedi soltanto spazio, luogo e soldi per fare delle attività, non si andrà mai da nessuna parte. Grazie assessore. Consigliere Nogara. Buonasera a tutti. Signor Sindaco, io le vorrei ribadire quanto avevo espresso nel 2014, dicendo che c'era troppa disparità tra gli investimenti riservati al centro cittadino rispetto a quelli per le periferie. Molto rapidamente, visto che ci ha fatto questa raccomandazione di essere stringati, le voglio portare alcune esigenze che gli abitanti delle periferie mi hanno, diciamo, palesato. Allora, la necessità urgente della videosorveglianza. Non possiamo aspettare che vengano messi i lampioni con le telecamere, perché qui il bando non è ancora stato fatto, passerà ancora diverso tempo e le frazioni, soprattutto quelle interessate, non che nel centro cittadino non ci siano atti, diciamo, sarebbe auspicabile che venissero piazzati dappertutto, però in alcune frazioni c'è una necessità urgente che vengano messe queste videocamere di sorveglianza. Sono cose che i cittadini chiedono. Anche per la piattaforma ecologica vicino al cimitero di Voldomino, che è spesso oggetto di accumulo di rifiuti, ecco, lì sarebbe
era già stata promessa circa 2 anni fa, vero Assessore Sgarbi? Una videocamera, ecco, però non è stata mai, per problemi vari, non è mai stata piazzata. Ecco, poi per esempio, sempre parlando delle frazioni, in via Creva c'è un tratto pericoloso che è urgente che venga sistemato, perché questo tratto pericoloso che causa una rientranza di chi usa appunto quel tratto di strada, ecco, può causare soprattutto di notte un grosso pericolo, per intenderci, un po' prima della Croce Rossa, no? Quel lato sinistro, ci sono degli interventi da fare urgenti, per cui le frazioni chiedono, non chiedono la luna, chiedono la sicurezza, che venga messo, diciamo, il territorio in una situazione tale che anche noi abitanti delle frazioni, e io lo dico con orgoglio, perché abito in una frazione, ma sono orgogliosa di abitare, non mi sento per niente una cittadina di seconda scelta. Ecco, per cui questa è una richiesta che voglio, non è la prima volta che gliela faccio, signor Sindaco, unitamente a una perlustrazione della piazza di Voldomino con l'architetto Sant'Ambrogio, che sto ancora aspettando. Poi, rispetto al Palazzo Verbagna, il consigliere Agostinelli ha già detto molte cose, non voglio ripetermi. La cifra che il Comune di Luino ha messo di 515.000 euro è una cifra considerevole, che non so, andrà a scapito, penso, di qualcos'altro. Non so, non credo il sociale, me lo auguro, però di fatto quando si dirottano delle cifre per fare bello il Palazzo Verbagna, io non credevo, finché non ho avuto in mano la cifra esatta, non credevo che il Comune avesse messo una cifra del genere, per cui spero che non ci siano tagli, perché nel momento in cui sento che non ci sono i soldi per fare questo, per fare quello, allora io dico, caspita, potevamo pensarci un attimino prima, a evitare, evitando un investimento di questa portata. Poi, sempre del Palazzo Verbagna, vorrei sapere, ma i vecchi arredi non potrebbero essere riutilizzati per qualche associazione? Perché mi ricordo che c'erano, non so, delle sedie, delle poltroncine ancora in ottimo stato. Ecco, mi piacerebbe sapere tutti questi arredi, se è previsto un riuso, oppure se vengono accatastati come altre cose che, non so, sono stati oggetto di spot nelle varie piazze, vasi, contenitori, e poi dopo sono stati messi lì e pagati da noi cittadini. Poi un'altra cosa che volevo dire, ecco, la gestione del bar, sempre per il Palazzo Verbagna, mi sembra che sia andata, diciamo, buca, no? Siamo ancora in alto mare, e anche lì spese notevoli, investimenti diciamo che avrebbero dovuto, con la bella stagione, portare una ventata di sostanza sia a eventuali aggiudicatori del bar e anche al comune, andiamo ancora nella stagione estiva. Purtroppo noi quando affidate qualcosa, come il bar del Parco Alago, siamo sempre un po' leggermente in perdita. La gente non è contenta della gestione e ci sono varie rimostranze. Un'ultima cosa vorrei chiedere al sindaco, ma anche al segretario comunale. Allora, noi abbiamo chiesto da diverso tempo l'accesso alla password. Questo il regolamento che c'è stata presentata una bozza, poi è stata ritirata, poi sarebbe stata oggetto di ulteriore approfondimento, mi sembra che vada un po' in fanteria, nel senso che in nessuna commissione si parla di questo regolamento, ma io non l'ho dimenticato, Cioè non è che possiamo aspettare che si arrivi al 2020 e il promesso regolamento vada scivolando via, perché queste cose, cioè c'è anche il rischio che qualcuno di noi faccia una domanda in prefettura se l'atteggiamento è stato corretto. Perché...
No, scusi, subito, non per interromperla, ma perché... No, noi abbiamo mandato, come sempre si fa, il regolamento alla Commissione. Il Presidente del Consiglio manda gli argomenti in Commissione e poi si aspetta un risultato, una relazione, prima di portarlo in Consiglio. Il regolamento è in Commissione, il Presidente della Commissione è un membro dell'opposizione. Fatemi sapere se avete finito questo regolamento, che io sono pronto a metterlo già nel Consiglio prossimo. Cioè, mi sembra veramente una cosa, è proprio la commissione che presiedete voi, quindi voi nel senso di minoranza, quindi sinceramente è strana questa cosa che lei mi sta dicendo. Il presidente ha mandato il regolamento al presidente della commissione, avete fatto una seduta, io non ho più sentito niente, né se è stata modificata, né se... non so niente, quindi fatemi sapere a che punto è che lo mettiamo nell'ordine del giorno. Già, il prossimo consiglio per me si può votare. Grazie. Ma velocemente, a proposito, perché come ho sollecitato, abbiamo un consiglio comunale impegnativo e ben affrontato. Si sente, sì, all'ordine del giorno, ma io devo dire che velocissimamente Palazzo Verbania ha avuto un riscontro, un clamoroso apprezzamento da parte non solo dell'intera popolazione ma di un pubblico più vasto. Tutti coloro che sono entrati hanno potuto apprezzare un lavoro dal mio punto di vista meraviglioso, per cui non smetterò mai di fare i complimenti all'architetto Patrizia Buzzi come progettista, ma anche a tutta la nostra struttura che ha lavorato e ha reso alla collettività un palazzo dei primi del Novecento nella sua dimensione migliore. Non da meno, ecco qua ho fatto un errore in sede di inaugurazione, non mi sono ricordato dell'altrettanto lavoro molto, molto bello realizzato dall'architetto Sant'Ambrogio nella realizzazione dei giardini con la scalinata. Secondo me, ma non solo secondo me, da parte di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visitarlo, il recupero è stato davvero un piccolo capolavoro. La stagione, diciamo, culturale è iniziata, c'è stata un'inaugurazione, ci sono stati già degli eventi, la serata di Cacciari è stata meravigliosa, venerdì ci sarà la presentazione del sito del Turismo Esplora di Regione Lombardia e di Camera di Commercio, anzi colgo l'occasione per invitare alla presentazione tutti i consiglieri comunali che avrà luogo alle 4 del pomeriggio. Domani farò fare una email a tutti i consiglieri comunali per descrivere l'appuntamento. Tra l'altro è organizzata la giornata dall'ASCOM, anche che insieme alla Camera di Commercio l'ASCOM realizzerà poi un aperitivo sulla terrazza. Ecco, io poi ci sarà il 15 la serata dell'associazione Verbanenses con Alessandro Pisoni, Pierangelo Frigerio, quindi il massimo della cultura del territorio. Il 22 luglio ci sarà una serata di gala dei Lions che faranno a Palazzo Verbania una cena. Erano stati gli ultimi Lions che avevano chiuso il Palazzo del Verbania prima della ristrutturazione, saranno i primi che faranno una cena di gala nel Palazzo. Dall'8 di giugno saranno pronti i Tourist Angels che ci aiuteranno nella gestione del Palazzo. Stiamo definendo gli estremi di una convenzione con l'Università Popolare di Luino che ci aiuterà a gestire come di volontariato in palazzo, insieme una serie di cose. Il consigliere Nogara mi diceva sulla gestione del bar, ma sì, la gara non ha avuto offerte e in un primo momento Non mi è parsa una bella cosa, ma sono invece convinto che non era la soluzione migliore quella in questo momento di una gestione costante del bar. Io ho visto un intervento, non so se è stato fatto dalle minoranze, da qualcuno, eccetera, dicendo ad esempio il mercoledì il Verbania potrebbe essere una vetrina di presentazione. Io ho fatto visitare il Verbania un venerdì mattina a un deputato che è venuto in visita a Luino,
sono entrati in 5 minuti 12 svizzeri che cercavano di andare in bagno. Ecco, tutto deve essere questo il Vermagna, ma non un servizio igienico per gli svizzeri. Cioè, abbiamo un palazzo della cultura, stiamo facendo esperienza in questo periodo con degli eventi culturali, con delle serate di gala, con degli aperitivi che verranno fatti, con delle feste dal 29 di giugno in occasione dei fuochi d'artificio. Utilizziamo questo primo periodo come una sperimentazione costante del palazzo. Stiamo avendo dei riscontri di notevole importanza, cioè Regione Lombardia, con l'assessorato al turismo di Lara Magoni, non si sarebbe mai interessata alla presentazione di Esplora a Luino se non ci fosse stato il Palazzo Verbania. Quindi vi invito, cioè, a lavorare anche insieme a noi da questo punto di vista. Stiamo facendo questa sperimentazione iniziale. Io sono convinto che sarebbe stato, e lo dico, a volte non ho paura di ammettere che una cosa che stavo facendo non era, o che stavamo facendo non era la soluzione migliore. Non siamo probabilmente pronti per una gestione che non sia una gestione di massimo livello nella gestione di Palazzo Verbania. Non possiamo permetterci una gestione di medio-basso livello che magari per sbarcare il lunario metta dei cartelli menù del giorno il mercoledì a 12 euro. Cioè, questo è un palazzo della cultura, il palazzo di Chiara e Sereni, e dobbiamo farlo vivere nel migliore dei modi con continui eventi culturali come stiamo organizzando. La gestione collaterale della ristorazione verrà, troveremo la formula migliore, ma vi prego, come diceva Cacciari, di indugiare nell'opera affinché il nostro lavoro sia il migliore possibile. Cioè, dobbiamo vedere, non dobbiamo commettere l'errore di affidare il palazzo a dei soggetti che ne possano in qualche modo, in tutta buona fede, svilire questo grande lavoro. Quindi stiamo facendo delle sperimentazioni, ci saranno delle serate di degustazione vini con degli aperitivi, con dei soggetti con cui stiamo interagendo, e facciamo questa sperimentazione per l'estate. Sono sicuro che con questa esperienza troveremo la soluzione migliore per la gestione migliore anche del bar, che è bellissimo e con la terrazza, e che dovrà trovare il gestore migliore. Da ultimo, velocissimo, sui costi. Ai tempi si diceva, ai tempi di Liardo, ai tempi dell'amministrazione Mentasti, il Comune aveva l'intenzione di acquistare il Palazzo Verbania per 1.650.000 euro. Ora l'investimento anche residuo fatto dall'amministrazione comunale è un intervento di completamento, e di conseguenza devo dire che era anche un dovere dell'amministrazione comunale investire delle risorse a completamento dei grandi finanziamenti che ci sono arrivati. Quindi davvero invito i consiglieri dell'opposizione a lavorare insieme a noi, a avere delle proposte culturali per Palazzo Verbania, perché abbiamo tutti di fronte una grande sfida, e sono convinto che la nostra amministrazione arriverà fino a maggio del 2020, poi ci saranno delle nuove elezioni, però il Palazzo Verbania resterà, sarà nostro, sarà vostro, sarà di tutti i cittadini. Invito veramente tutti ad avere idee, a proporre, a confrontarci, perché siamo partiti bene e dobbiamo fare sempre meglio. Grazie. Grazie, signor Sindaco. L'ultimo intervento, capogruppo Compagnoni. Veloci, perché abbiamo già sforato di un quarto d'ora. Prego. Esattamente. No, non avevo intenzione di intervenire sul Palazzo Verbania, ma mi tocca, nel senso che davvero non vorrei che uscisse nel contesto dell'assise comunale un messaggio distorto. Quindi conviene riprecisare alcune cose che sono rapidissime. Il Palazzo Verbania è cosa buona e giusta, sacrosanta, una cosa che dà non solo a Luino, ma al territorio una completezza di identità,
e di beltà e di rivisitazione generazionale unica e riconosciuta. Quindi queste sono le caratteristiche attorno alle quali riverberare. L'analisi economica della situazione non può che invitare a rendere i contenuti all'altezza di ciò che è stato fatto. Questo è fuori di discussione. Questo è lo sforzo di perché nei 500 e rotti mila euro che il Comune ha integrato c'è tutta la volontà, credo, di trovare dei contenuti e delle ricadute che, pur continuamente nobilitando l'essenza del Palazzo Verbania, ma siano davvero percepite come prezioso gioiello della città e del territorio. Quindi in Luino, ma non solo per Luino, sul territorio e con un coinvolgimento che non può che continuamente affinare nella sua costante fruizione il significato di una ristrutturazione epocale, assolutamente epocale, ed anche di un'acquisizione strutturale, perché adesso il palazzo è un palazzo pubblico della città in tutti i sensi. La seconda riflessione riguarda la Proloco, perché è una cosa che mi tocca da un punto di vista personale. Io sono rimasto anch'io abbastanza esterrefatto rispetto a questa nuova, purtroppo, ricaduta patologica della non potenzialità gestionale e di continuità della Proloco. E volevo inserirmi, perché l'esperienza dell'assessore Franzetti è un'esperienza preziosa e di saggezza, ecco, perché effettivamente la Proloco è un ente che ha la necessità di trovare due radicazioni: una radicazione indiscussa a livello territoriale, quindi la Proloco deve essere sentita, non è la solita associazione, ma è l'associazione che collega e corrobora tutta l'operatività filantropica e volontaristica che c'è nel territorio, ma proprio per questa funzione deve avere, deve trovare, se non altro nel Comune, una capacità di attecchimento, per cui lo sforzo, anche in tempi assolutamente drammatici, deve essere quello di considerarla propria parte, non proprio a parte monopolistica di tipo politico, ma proprio a parte istituzionale, strutturale. Ed è dal connubio delle due osservazioni, quindi concordo assolutamente con quello che dicevi, Caterina, rispetto al fatto che Proloco non è solo identità istituzionale, ma è anche percezione territoriale rispetto a... Però le due cose devono essere inesorabilmente... Io parto dal fatto che entrambi i presidenti, con caratteristiche diverse, che purtroppo hanno dovuto abdicare, si siano posti nel... Io la seconda presidenza non ho il piacere di conoscerla approfonditamente, quindi trasporto le sensazioni e le percezioni rispetto alla prima presidenza di Mario Gambato, con cui ho un rapporto di amicizia che trascende gli impegni istituzionali. Ecco, la vanificazione di sforzi di questo genere è un problema, cioè va risolta, perché vuol dire che c'è una necessità di essere completi nel contesto di una dinamica che deve vedere entrambi gli attori fare la propria parte, e tutti la devono fare, le devono fare anche nella difficoltà, ed è una sfida, perché la Proloco come istituzionalità è un valore aggiunto, non è un ulteriore problema per il Comune. La Proloco è un valore aggiunto. In tutti i comuni dove c'è la Proloco è un qualcosa di più, è un valore aggiunto, è una cosa da difendere, insomma, è una cosa da difendere, e laddove non c'è è da favorire, perché costituisce valore aggiunto sul territorio. Ecco, queste riflessioni sono, credo, bagaglio anche questo di tutti, perché è una Proloco in più sul territorio è come un sindaco in più sul territorio. Se c'è un sindaco in meno sul territorio, il territorio perde, non vince, perde capacità gestionale, e una Proloco in meno rispetto alle proprie pertinenze esercita lo stesso tipo di mancanza. Grazie. Grazie capogruppo. Pietro, se era veloce, poi dico sì, veloce. Sennò... No, volevo non replicare al sindaco, va bene. Il sindaco è una persona molto intelligente. Quando io rilevo delle criticità, mi auguro che anche lei, sindaco,
quelle criticità che ho rilevato non vengono lasciate così, perché io sfido lei, se fa ristrutturare la sua casa, accetterebbe quelle condizioni in cui hanno lasciate? Io sono entrato sulla terrazza, due piastrelle, tre, ballano. Non è possibile, perché abbiamo speso una barca di soldi dei cittadini ed è giusto che questi signori che hanno fatto i lavori li devono ultimare e sistemarli, perché un cordolo in giro al palazzo non verniciato è veramente, non è nei miei, io sono uno di quelli che non guarda queste cose qua. E le due magnolie che sono fuori, Palazzo Verbani è bellissimo, ma si potevano anche tindeggiare quelle due aiuole fuori dove sono le piante, che sono arrugginite, fa veramente pena. Cioè, non pensi che una tolla di pittura costa 4 euro, 5 euro. Un pluviale, se manca la grondaia. Ma perché l'acqua deve andare a sbattere contro il muro e poi facciamo le stesse condizioni della scuola elementare che per 10 anni ce lo danneggia e poi siamo lì a dover fare ulteriore manutenzione? Se la scala non è stata verniciata nella parte del muro, si richiama l'imbianchino, lì si fa rifare i lavori. Non si può lasciare un muro non rasato, è stato passato alla pittura. Io penso che lei, nella sua casa, non lo accetterebbe da parte di una ditta. E siccome lei è il capo dell'amministrazione, per cortesia faccia rifare questi lavori, perché è giusto che vengano rifatti. In parte l'abbiamo già fatto, ma può rispondere il Presidente, l'assessore Emilio. Poi... Perché ho visto che avete in Piazza Libertà i vasi di corte e dico grazie che l'avete fatto, perché è più bella la piazza anziché lasciargli la visnova. Scusate, non voglio interrompere nessuno, ma è davvero troppo. Siamo al doppio del consentito del regolamento. No, io voglio solo che il sindaco mi rassicura che quei lavori li farà fare. C'è la sua delegata, l'assessore, prego. Okay. Così. Rapidissima, dico solo che sono tutti i lavori già programmati. È tutto già stato scritto, i muri che non sono stati rasati nel modo corretto verranno sistemati, insomma come in una casa che quando è finita ci sono dei tubi perché lì ci deve passare poi il wifi che non è stato ancora completato, ma abbiamo aperto comunque perché le cose importanti erano finite. Ecco. E anche sulle magnolie, aiuola fuori, ne abbiamo parlato con i tecnici. Sì, quello con le rasature diverse dove ha sbagliato l'impresa, sarà loro premura poi correggerlo. Va bene, grazie. Partiamo col consiglio. Punto 1, comunicazione e deliberazione della giunta comunale 45 del 16 aprile 2019, avente l'oggetto variazione e dotazione di cassa del bilancio di previsione 2019-2021. Assessore Sgarbi, prego. Buonasera. Dopo aver sentito tutti i vostri bei discorsi, anche belli e anche interessanti veramente questa sera, mi tocca elencare i numeri o darvi i dati. Questa è una variazione di bilancio, cioè non una variazione, sì, di bilancio, di cassa però, previsione di cassa come avevamo già elencato e specificato nella commissione bilancio effettuata settimana scorsa. Qui portiamo una variazione di cassa di 47.986 euro in meno nelle entrate, e come sapete la variazione di cassa sono semplicemente degli assestamenti per le necessità dei vari capitoli di comunicare al tesoriere per poter effettuare i pagamenti. Quindi sono state variazioni in uscita per un totale di 45.000 euro, dettati da 266.042 in più e variazioni in meno per 217.483,02. Questa è la comunicazione relativa alla variazione di cassa, relativa alla delibera 45. Io qui ho finito. Grazie assessore, era solo una comunicazione. Passiamo al punto 2. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2018, sempre l'assessore Sgarbi, prego. Ecco, anche il bilancio, il consuntivo del 2018 è stato, diciamo, secondo me abbastanza approfonditamente discusso nella commissione bilancio. Io qui non devo fare altro che riportare i dati finali del consuntivo che portano ad avere incassi per 22 milioni di euro e uscite pari a
23 milioni con un avanzo di competenza di 1,088. Poi abbiamo il risultato di gestione finanziaria, che è il dato più importante, che lo troviamo a pagina 10 della relazione di bilancio, quale illustra veramente tutti i passaggi che sono stati effettuati in relazione a quello da noi già deliberato, da noi anche come Consiglio nelle varie delibere dell'esercizio 2018, che portano a un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 di 3.490.000 euro. Questo 3.490.000 euro in sostanza portano poi ad avere un effettivo parte disponibile di 663.000 euro. Perché? Perché abbiamo una parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 2.589.000, altri accantonamenti per 11.000, fondi futuri aumenti contratti dirigenti 10.000, poi abbiamo vincoli derivanti a trasferimenti per 396, vincoli derivanti da contrazione di mutui per 109 e vincoli formalmente attribuiti all'ente per 255.000, per un totale di 762, totale destinato agli investimenti pari a 115.000, che portano un avanzo di 663,89. Poi abbiamo a pagina 12, credo, l'indicazione delle quote vincolate ed accantonate dal risultato di amministrazione, e qui abbiamo il dettaglio specificato che porta a quei famosi 3.490.558. Altra cosa importante che mi sento di dire è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è quello che, tanto anche per rispondere al consigliere Agostinelli, ha portato quest'anno all'aumento delle aliquote. Perché? Perché quest'anno avremo una differenza dell'accantonamento pari al 90%. Questo porta a dover incrementare di 1 milione circa il fondo crediti di dubbia esigibilità. Comunque, per tornare al 2018, che è l'anno di cui stiamo parlando, abbiamo accantonato praticamente 2,589. Nel dettaglio, il vero accantonamento avrebbe dovuto essere, uso condizionale, 2,425, ma si è preferito mantenere 2,589 per un dato di sicurezza, di certezza per gli anni, diciamo, futuri. Io chiudo dicendo, perché dico, penso di aver dato un po' tutte quelle che sono i dati essenziali dell'ente, evidenziando un aspetto che penso che faccia piacere a tutti, non solo la maggioranza ma anche alla minoranza, che è la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario. Ebbene, noi non abbiamo una voce che potrebbe essere strutturalmente deficitaria, quindi l'ente, non una. Infatti abbiamo, mi piace dirlo, vi faccio perdere 2 minuti, ma mi sembra giusto dirle, l'indicatore 1.1, incidenza spese rigide, ripiano disavanzo personale e debito su entrate correnti, maggiore del 48%? No. No è positivo, altrimenti avremmo dovuto sì, perché siamo deficitari. Indicatore 2.8, incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, minore del 22%? No. Indicatore 3.2, anticipazione chiuso solo contabilmente, maggiore di 0? No. Indicatore 10.3, sostenibilità debiti finanziari maggiori del 16%? No. Ne ho ancora solo 2-3 da dirvi. Indicatore 12.4, sostenibilità, disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%? No. Indicatore 13.1, debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%? No. Indicatore 13.2, debiti in corso di riconoscimento più indicatore 13.3, che era quello, che è quello successivo, dice debiti riscuotibili e in corso di finanziamento maggiore del 0,60%? No. Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferite
al totale delle entrate minori del 47%? No, perché anche siamo superiori. Sulla base dei parametri suindicati, l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, è chiaro che ci sia un no, ma ampiamente no. Questo credo che faccia piacere a me, ma faccia piacere a tutti voi. Io direi di aver chiuso. Grazie Assessore. Apriamo gli interventi, se ce ne sono. Consigliere Petrotta, prego. Dunque, io ho partecipato alla Commissione Bilancio e ringrazio l'assessore perché ha spiegato bene tutte le variazioni, gli assestamenti e le destinazioni di cifre non enormi, piccole, però è una variazione appunto. Sono contento come opposizione degli indicatori, che non siamo deficitari su diversi indicatori, quindi ne prendo atto, anche se io di bilancio ne conosco poco. Però è il solito discorso che facciamo in alcuni anni, questo è il vostro bilancio, e per cui siamo lì ad osservare, a vedere qualche cosa, eccetera, ma ovviamente votiamo contro. Però esce sempre questo discorso qui, nonostante tutte queste variazioni, nonostante questi impegni, eccetera, è stato aumentato l'IMU al TASE. Non si sarebbe potuto trovare un escamotage per risolvere questo problema, per evitare le tasse, ecco, grazie. Grazie consigliere, altri interventi se ce ne sono? Io potrei rispondere. Capogruppo Costini. No, io volevo solo ringraziare pubblicamente la dottoressa Annetta per avermi fornito il prospetto che avevo richiesto, anche se è arrivato con sollecito, non ha importanza, ma è stata molto corretta per consegnarmelo prima del Consiglio. Per quello la ringrazio. Grazie. Grazie capogruppo. Capogruppo Compagnoni. Nel votare contro al bilancio come filosofia di maggioranza, ne approfittiamo però per fare i complimenti a Sgarbi, che ci rende tranquilli rispetto a quelle che sono questioni universali, rispetto a condizioni di carattere universale che non si sposano con la filosofia di un bilancio che non può non essere condiviso rispetto alla posizione, ma che comunque testimoniano nel contesto della comunità una tranquillità di comportamento e di gestione. E questo credo che sia un bel messaggio, perché è un messaggio che, riconosciuto dalla parte di minoranza, possa dare tranquillità ai cittadini, per cui la dialettica politica non intacca quelle che sono le genuinità e le passionalità di chi si occupa di politica e di chi si mette al servizio della comunità. Grazie capogruppo. Altri interventi? Non ce ne sono? Mettiamo direttamente in votazione, se siete d'accordo. Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Grazie. Abbiamo l'immediata eseguibilità, scusate, favorevoli, favorevoli, contrari, 4, astenuti, nessuno, come sopra, grazie. Passiamo al punto 3, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, Assessore Sgarbi, prego. Sì, anche qui abbiamo ampiamente illustrato in commissione i vari passaggi dettagliati, e in questo caso diciamo che la totalizzazione delle maggiori entrate sono pari a 899.000 euro, sia di competenza e di cassa meno 31.000, mentre le variazioni di cassa sono 303.000 e sempre 31.000 in variazioni in meno. Per quanto riguarda le variazioni di spesa, perché ovviamente queste variazioni sono state fatte per necessità di appinguare nei vari capitoli, abbiamo variazioni che pareggiano ovviamente con le entrate per 868.800, ma che vengono determinati da 1.157.850 per aumento di capitoli di spesa e per una riduzione di capitoli di spesa per 289.050, che determinano gli 868.800 a pareggio dell'entrata. E anche le variazioni con l'equilibrio di bilancio, con queste variazioni comporta il pareggio.
quindi pari a zero. Grazie. Grazie Assessore. Apriamo gli interventi se ce ne sono. No? Dichiarazione di voto? Votiamo direttamente. Favorevoli? Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Anche qui abbiamo l'IE. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Grazie. Passiamo al punto 4, approvazione del regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sì, la parola all'assessore Franzetti. Prego. Allora, è stato presentato in commissione il regolamento dei ragazzi, è stato proposto degli emendamenti, di quali è stato accettato quello della parità di genere, anche se a dir la verità viene a creare un corpo molto voluminoso della rappresentanza dei bambini. Poi ci sono stati, c'è stato altri due emendamenti che la mia proposta è di non accettazione, anche perché prima di tutto rimandare al Consiglio Comunale questo per l'approvazione di quanto propongono i bambini, secondo me sposta un po' il concetto che volevamo, che perlomeno che io intendevo, che la partecipazione deve essere limpida e serena, di ogni tipo, libera da vincoli degli adulti, perché se no, detto così, questa clausola qui sembra un po' voler politicizzare il Consiglio. Poi peraltro quello che vorrei dire a Agostinelli, in ogni caso le proposte che fanno i ragazzi, se sono variazioni di bilancio, comunque in Consiglio Comunale arrivano sempre, per cui sono lì, si vedono, capito? Se è una proposta comunque diversa, che non importa, che non coincide con una variazione di bilancio, è sempre come dire, a conoscenza di tutti. Certamente che saranno il coinvolgimento, la filosofia del Consiglio dei Ragazzi è che si vuole promuovere una cittadinanza partecipativa, che diverso da quella che si è parlato in commissione, del battesimo civico è una proposta subita, invece quello che si vuole proporre è una partecipazione attiva dei ragazzi. Voglio dire questo, sono arrivate comunque delle osservazioni da parte degli insegnanti che accogliamo con piacere, perché per noi sono importanti e senza di loro non potremmo andare da nessuna parte, ed è giusto che si siano promossi, che abbiano promosso delle osservazioni. Ne terremo ben conto, certamente l'importante è partire e tenere un dialogo affinché noi ci crediamo che questo Consiglio dei Ragazzi sia importante per creare proprio a loro il concetto di una partecipazione attiva. Questo è quanto avevo già anticipato in commissione. Se volete dire qualche cos'altro. Vai, vai, Erika. Grazie, Assessore. Ho solo, scusa se interrompo, ma è giusto un richiamo, perché ho visto l'esito della commissione. In realtà l'assessore Franzetti dà per scontato, ma anche giustamente, che la proposta di inserire maschio e femmina, quindi il doppio genere, sia passata in commissione. In commissione non è stata fatta nessuna votazione, quindi vi chiederò, devo farlo, di fare una votazione per quello anche qua in consiglio per rendere ufficiale la modifica, così come poi una votazione sull'emendamento pervenuto dal Consiglio Agostinelli, e poi voteremo la versione totale che ne deriva, ok? Prego, scusami, consigliere. Allora, io non posso che essere contenta che questa mia richiesta del Consiglio Comunale dei Ragazzi sia stata recepita dall'amministrazione. Mi sarebbe piaciuto anche che l'amministrazione potesse cogliere la mia interrogazione sul battesimo civico dei ragazzi, sul battesimo civico dei diciottenni, perché sono convinta che sia un momento istituzionale di grande importanza
e, diciamo, sottolinea l'ingresso dei ragazzi nell'età adulta e con una, diciamo, assunzione di impegni, di diritti e di doveri. Mi spiace che questa mia proposta del battesimo civico non sia stata accettata, spero che ci sia un ripensamento nel corso di questo ultimo anno, perché la ritengo fondamentale. Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in sede di commissione avevo già espresso le mie perplessità. Allora, masticando un po' la materia, avendo insegnato per 40 anni, ecco, ritengo che i bambini di quarta elementare siano troppo piccoli per assumersi questa responsabilità. Io avrei visto diciamo, il coinvolgimento degli alunni di quinta e di quelli di prima media. Mi sembrava un'età più idonea per cominciare questo percorso. E mi spiace, sinceramente, avendolo proposto io per tanto tempo, mi spiace che, di non essere stata coinvolta. Non ritengo di essere una persona indispensabile, però mi sarebbe piaciuto magari portare anche la mia esperienza e dire qualcosa in merito a questo progetto. Parlando anche con le insegnanti, ho sentito delle grosse perplessità, perché istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è una cosa semplice, non so se vi siete accorti, e mi spiace che ci sia anche l'assenza dell'assessore allo scolastico, che mi sembrava, diciamo, assieme all'assessore Franzetti, mi sembrava due persone indispensabili per la discussione di stasera, però di necessità virtù. Io ritengo che questo processo vada proprio iniziato con il coinvolgimento degli insegnanti in un percorso partecipativo, ecco, che mi sembra non ci sia stato. Allora, io non ho capito bene, perché, ripeto, non essendo stata invitata alla stesura del regolamento, ma credo che gli insegnanti si siano trovati un po' il regolamento calato dall'alto, con un poco coinvolgimento, questa è la mia impressione, per cui si trovano adesso ad essere molto titubanti rispetto alla realizzazione di questa, che non è da poco, perché prevede per gli insegnanti un notevole aggravio di lavoro, perché i bambini vanno preparati, vanno avvicinati. Ecco, io avrei fatto, sinceramente, sulla base della mia esperienza, prima un avvicinamento dei bambini di quinta e di prima media, ripeto, avrei fatto un avvicinamento alla struttura Palazzo Comunale, al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio, proprio per far vedere qual è la realtà in cui loro dovranno operare nel loro piccolo, cosa che non è stata fatta. Ecco, ci sono stati dei passaggi che secondo me sono venuti a mancare, e questo mi dispiace. Poi anche, vabbè, la nostra proposta di fare un bambino e una bambina proprio per garantire la parità di genere mi sembra che sia stata appunto accettata, ma anche in merito alla progettazione, questi ragazzi che faranno parte del Consiglio Comunale avanzeranno delle proposte al sindaco, no? Ecco, questa è una carenza che vedo un po' in questo regolamento. Unitamente io avrei messo anche nei compiti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ecco, qui ci sono dei macro, diciamo, obiettivi: l'ambiente, politiche sociali, giovanile, sicurezza. Ecco, io avrei specificato meglio, perché i ragazzi hanno bisogno di capire, e anche gli insegnanti, in quale direzione vogliamo andare. Avrei messo in modo più specifico educazione alla solidarietà, alla pace, la vita a scuola, il dialogo interculturale, i diritti e i doveri dei ragazzi, i diritti dell'infanzia. Ecco, avrei specificato con anche i rapporti con le associazioni presenti sul territorio. Ecco, mi sembra un po' incompleto sotto questi aspetti. Poi una parte che ho visto
che secondo me manca è la comunicazione. Allora, questi ragazzi, una volta che faranno il consiglio comunale, poi in quali rapporti, in che modo comunicheranno con l'amministrazione, con le classi, con il consiglio comunale, con la cittadinanza? Ecco, secondo me andava specificato anche questo. Periodicamente il consiglio comunale dei ragazzi si rapporta con la cittadinanza, ad esempio in un consiglio comunale aperto, facendo delle richieste, ma il comune si impegna poi a finanziare queste richieste. Ecco, ci sono tanti punti interrogativi. Devo dire che credo veramente che il percorso sia, adesso ormai siamo arrivati a fine anno scolastico, però non ho capito questa fretta di presentarlo in questo consiglio comunale di inizio estate senza un coinvolgimento maggiore degli insegnanti e delle persone che operano veramente sul campo, ecco. Sì, finiamo alla fine. Facciamo una risposta alla fine. Prego, consigliere Petrò. Ma io è un dovere intervenire essendo un insegnante. Io ho partecipato alla commissione e alla commissione ho detto è un regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, in italiano i ragazzi si intende i ragazzi delle scuole medie, perché all'elementare continuano ad essere chiamati bambini. Per cui era un'osservazione, per cui sono d'accordo con la collega che diceva di inserimento delle medie. Poi volevo anche dire il mancato coinvolgimento. D'accordo, sono state fatte le elementari, quindi sono le medie, non ho seguito. Però non ho letto da nessuna parte un intervento dell'amministrazione con le maestre per organizzare il regolamento, eccetera. È una cosa positiva, siamo d'accordo, siamo stati noi a proporlo, però lo svolgimento di tutta questa operazione per quanto riguarda il regolamento non ha coinvolto noi insegnanti. A me non risulta che un insegnante delle medie oppure anche delle elementari sia stato coinvolto. È una proposta che fa il Consiglio Comunale e dico che non è questo il modo di lavorare. Secondo me il lavoro bisogna fare sempre coinvolgendo il più possibile le persone che poi dopo dovranno applicare. Perché noi nelle scuole siamo obliterati da tanti impegni extrascolastici che vanno da partecipare alle iniziative per quanto riguarda l'ecologia e altro. Per cui una programmazione del genere, un regolamento del genere, un'attività del genere che coinvolge alunni di tutte le classi del territorio delle scuole è una cosa che bisogna concordare, organizzare, sentire il corpo docente. Poi dopo si può presentare. Avrei un'osservazione da fare, signor Assessore, quando ho detto che il battesimo civico è imposto, mentre il consiglio dei ragazzi, comunale dei ragazzi è un'altra cosa. Non è per niente imposto, è una iniziativa che il Comune, che i comuni d'Italia, anche del nostro territorio, fanno per coinvolgere i nuovi cittadini, le nuove persone che andranno poi a votare, per avvicinarli all'amministrazione pubblica, alla società civica. Quindi non è una cosa imposta, non è che è obbligato a venire, è una cosa che bisogna fare, che è uno degli strumenti per rendere più partecipe i ragazzi, i giovani alla vita pubblica. Grazie. Grazie consigliere. Capogruppo Compagnoli e poi capogruppo Costini. No, io credo che questo sia un tema su cui dobbiamo tutti lavorare, anche qui in senso unitario, perché credo che sia bello approvare questa cosa in maniera assolutamente collegiale. Credo se ci sono delle osservazioni anche di carattere procedurale, credo che ci possa essere magari, non so, ancora il tempo di discutere affinché noi si faccia la fatica come consiglio intero di portare in porto un'iniziativa istituzionale rivolta al mondo giovanile importante con la volontà completa di tutto il consiglio. Ecco questo. Grazie capogruppo. Capogruppo Costinelli. Allora, io ero in commissione e in commissione sono stato anche uno di quelli che ha detto di inserire le bambine come quota rosa. Chiamatele come volete. Io ho l'abitudine di fare gli appunti perché io lavoro sulle carte
L'emendamento che ho dovuto presentare, io in commissione, non so, ma si sente male quando parlo? No, no. Allora cambiate il microfono, perché sennò qui... Io in commissione avevo letto quello che ho fatto come emendamento. In commissione questo non è stato trascritto, perciò qui c'è qualcosa che non funziona. Ho fatto l'emendamento perché mi è stato chiesto l'emendamento. Detto questo, sento che l'assessore Franzetti dice che ci sono state delle rimostranze, se ho capito bene, da parte degli insegnanti, che non condividono, che... Suggerimenti. Allora, siamo o non siamo amministratori dell'ente? Perché se arrivano dei suggerimenti, perché li dobbiamo acquisire adesso? Perché non ce lo comunicate? Perché non ce lo comunicate? Prima, perché dobbiamo arrivare qua e sentirci dire... Protocollate oggi? Vabbè, si può anche mandare una PEC, si tratta di... Questa è mancanza di comunicazione. E poi dite che Agostinelli è sempre il solito, vabbè. Vabbè, la ringrazio perché l'ha detto, però se sono arrivate, siccome il Consiglio era alle 8.30, alle 20.30, si aveva tutto il tempo di mandare le comunicazioni, perché è una questione anche di correttezza, perché siamo amministratori. Poi io ho presentato l'emendamento, vabbè, vediamo cosa succede. Sì, capogruppo, approfitto del suo intervento anche un po' per richiamare in generale le commissioni dei lavori, perché ho idea che il regolamento del funzionamento delle commissioni l'abbiano letto in pochi quando sento certe cose. Le commissioni devono esprimere dei pareri, devono votare se vogliono che un testo arrivi già modificato in consiglio, perché voi quando siete lì come commissari votate, esprimete il voto in base al numero di consiglieri comunali che rappresentate. Quindi ha la facoltà di farlo. Questa cosa non è stata fatta e purtroppo non è mai stata fatta in commissione. Poi ci troviamo in consiglio che purtroppo per procedura io vi devo risottoporre il testo originale e, come ho detto prima, tutto quello che sono le modifiche le dobbiamo fare qua da zero. Non cambia niente perché il voto viene espresso lo stesso e il risultato non cambia, però approfitto per richiamare questa cosa qua, se no ci troviamo sempre a fare doppio lavoro per niente. Grazie. Allora io approfitto per ricordare la puntualità dell'inizio delle commissioni, perché l'ultima volta abbiamo aspettato 40 minuti che ci fosse il numero anche su casi. Quello mi dà l'occasione di ribadire un concetto e ho già chiamato anche il presidente della commissione e anche chi ha redatto il verbale in commissione comunale bilancio, in quel caso era congiunta, l'assessore Franzetti, che non è assessore esterno, rendeva assolutamente valida la seduta. Perché l'assessore Franzetti è un consigliere comunale regolarmente iscritto al gruppo Nuova Frontiera. Prima di essere assessore è consigliere comunale. Infatti ho richiamato il presidente a questa cosa. Avete aspettato per nulla perché la seduta era più che valida. Assessore Franzetti. Sì, allora, nella delibera c'è scritto che il progetto, il regolamento è stato presentato alla preside affinché questo a gennaio, perché in giunta la proposta era passata il 22 gennaio. A fine mese abbiamo parlato con la professoressa Menditto e con le insegnanti. Noi non imponiamo niente. Questa era una proposta dell'amministrazione comunale, di questo consiglio dei ragazzi. Io voglio pensare di avere qui tutti questi ragazzini di quarta e quinta che danno suggerimenti, io me li vedo già, che arricchiscono in fin dei conti la città, perché c'è bisogno anche di questo, di un po' di spinta emotiva che nasce proprio dalla semplicità dei ragazzi. Questo documento era stato ben benedetto dagli insegnanti, oh che bello, quant'altro, ho detto fate le vostre osservazioni se siete d'accordo, se volete cambiare qualche cosa. Poi cosa è successo? Che io ho detto guardate che io lo porto in consiglio comunale il regolamento senza le vostre osservazioni, perché io ho aspettato qualche aggiunta, qualche proposta in più. Voi dite la consigliera Nogara quarta e quinta, in ogni caso per l'anno successivo si aggancia con la prima media, perché il Consiglio viene votato ogni 2 anni, per cui c'è un ricambio con la prima media, per cui ci sarà un gruppo di bambini che si aggancia alla prima media.
Le osservazioni che hanno fatto le maestre, che purtroppo io le ho lette questa sera perché sono state protocollate nel pomeriggio, cosa osservano? Dicono che è un po' difficile colloquiare con Motte, Voldomino e quant'altro, perché diventa una cosa complessa da gestire. Poi hanno sottolineato il fatto dei bambini che devono essere accompagnati, tutte cose che sono superabili, superabilissime. Questo è un canovaccio, noi ci teniamo di avere qua i ragazzi che diano suggerimenti. Non è che vogliamo mettere su un'etichetta, oggi si vota seggio PD, Lega e quant'altro. Deve essere una cosa spontanea, no? Perché in fin dei conti se abbiamo anche il compito di intervenire su queste nuove generazioni. Non vogliamo sostituirci alle insegnanti, perché gli insegnanti hanno il loro ruolo e insegnano, hanno la loro attività. Qui vogliamo parlare di progetto civico, di sentirli, lo dice anche il regolamento, che possono affidare a noi un incarico e noi a sua volta possiamo dare a loro la possibilità di svilupparlo. Capito com'è? E questo è il concetto. Poi adesso noi abbiamo preso le osservazioni, poi io vorrei anche sentire il parere del, come si chiama, Baldioli, che è dentro nel consiglio scolastico, che sarà poi il passaggio successivo, brevemente, ecco. E poi voglio dire, se manca Castelli, Castelli non poteva esserci. Io ho portato avanti questo progetto perché è comunque condiviso da tutta la giunta, tutto lì. Non andiamo a cercare retropensieri perché non c'è Castelli e perché ecco. Voglio dire, noi accettiamo tutte le osservazioni. Poi adesso lascio la chiusura al sindaco, che io ormai i bambini piccoli non li ho più, però loro che sono più vicini ai bambini piccoli, lascio al sindaco volentieri il significato e l'aggiunta a quanto da me detto. Grazie assessore, se vuole dire qualcosa al consigliere Baldioli, chiamato in causa, se no passiamo all'intervento del sindaco. Prego, signor sindaco. Alberto, vuoi dire qualcosa? Prego. Pronto, ecco. Cosa volevo dire? Come giunta esecutiva a scuola lo abbiamo in ordine del giorno, settimana prossima ne discuteremo. E quindi anche lì verrà fuori qualche altra sfumatura. Condivido anche abbastanza le critiche di un ex maestra, perché conosco l'ambiente. È vero, bisogna saper prendere le maestre, non è che poi andare lì e dirgli facciamo il consiglio dei ragazzi. È ovvio che c'è stato un po' di dialogo, poi ci sono tanti componenti, poi c'è la dirigente, e poi c'è il consiglio, poi c'è la giunta. Mettere insieme tutti questi pezzi sembrerebbe una sciocchezza, ma in realtà non è cosa così immediata. Sono d'accordo che possa anche esserci qualche, non dico intoppo, però va presa un po' con calma. Quindi ripeto, non so se lo votiamo adesso come consiglio comunale. Nella scuola avrà ancora un pochettino da discuterne. Poi è ovvio che se arriva un input dal consiglio comunale è più forte poi la decisione presa in consiglio a scuola. Non so, io tecnicamente posso dire quello che volete sulla scuola, però su questa cosa del consiglio avete detto tutto voi. Grazie consigliere. Signor sindaco, prego. No, volevo capire adesso come si intende procedere, perché sinceramente io, pur condividendo la proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con le perplessità degli insegnanti, io non mi sento di imporre un regolamento che non è condiviso al 100% dalla controparte. Sono d'accordo, però bisogna partire da qualcosa. Poi si potrà anche modificare, penso, se proprio... Cosa ti è venuto in mente? Non lo so. Se non si parte da qualcosa, proprio la scuola non ha in mano niente. Dopo la scuola me la sento già che dice: ah, ma se qui non c'è un regolamento, di che cosa parliamo? E allora te lo rimanda indietro. Era perfetto, era finito. Baldioli ha creato un po' di confusione, perché non è così. No, allora... Posso? Sì, prego. Allora, noi siamo il Consiglio Comunale di Luino, quindi lavoriamo su un piano di politica e abbiamo il diritto dovere di esprimere la volontà dei cittadini.
è giusto il confronto con le istituzioni scolastiche che ha avuto l'assessore Caterina Franzetti. Poi ci sono un mare di particolari, ma su questo mare di particolari non dobbiamo essere noi consiglieri comunali. C'è l'assessorato all'istruzione del comune di Luino, c'è la preside con le sue insegnanti, si confronteranno loro. Noi dobbiamo dire, riteniamo che un consiglio comunale di ragazzi sia importante per la città, non dobbiamo discutere sui particolari, si troveranno il giovedì pomeriggio, il sabato mattina come auspico io, così sgraviamo le insegnanti dall'accompagnarli, magari saranno i genitori che accompagneranno i ragazzi in questa sala il sabato mattina, ma dobbiamo parlare di questi particolari. Noi dobbiamo stare su un profilo alto, sarà poi l'assessorato all'istruzione con la preside e le insegnanti a confrontarsi sui particolari. E questo, cioè, se no ci perdiamo, perché non si troveremo mai la perfezione. Le insegnanti cosa hanno detto? Hanno detto, noi come facciamo a farle incontrare delle motte di Creva e di Voldomino, così? Cioè, non possiamo risolverlo noi questo. Ci saranno i nostri funzionari che sono bravi e ci saranno i funzionari da scuola che sono bravi che troveranno la soluzione migliore. Basta. E questo è il ragionamento che va fatto. Quindi vi invito veramente a stare su questo profilo, poi l'ulteriore confronto lo faremo in commissione. Guardate, me ne parlava oggi il segretario comunale che è stato in alcuni comuni in cui c'è stato il consiglio comunale. Sono esperienze bellissime, sono. Cioè, io ho avuto altri amministratori di altri comuni quando ero in provincia che me ne parlavano, sono esperienze belle, e sta a noi la capacità di dialogare con questi bambini, che poi si parla dei bambini dell'elementare e tutto. I due anni porteranno al secondo anno i ragazzi che sono in quinta, che faranno, andranno avanti quando faranno la prima media, quindi ci saranno anche i ragazzi delle medie, e quindi ci sarà una commissione tra ragazzi elementari e ragazzi di prima media che completeranno questo disegno. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consigliere Nogara. Dopo passiamo. Signor Sindaco, non deve cercare di convincere me perché io sono stata un... Microfono. Ecco, per cui io sono convinta della validità del progetto. Dico solo che mi sembra una situazione complessa, ecco, che non possa essere calata dall'alto, e pur riconoscendo la validità del Consiglio Comunale dei Ragazzi, io ho delle grosse perplessità e non mi sento di approvare una cosa che secondo me è molto fumosa, cioè perché c'è un atteggiamento da parte della scuola che secondo me è la controparte. Noi non possiamo calare dall'alto delle cose, bisogna cercare una mediazione, perché altrimenti poi ci sono delle irrigidimenti. Se la scuola non è convinta, gli insegnanti non sono convinti della bontà del progetto, magari non si attivano nei modi e nei tempi utili per far sì che il progetto possa partire. Per cui io sarei, non so tecnicamente come procedura, ecco, sarei dell'idea di ritirare questo punto e fare un'ulteriore verifica con la controparte per vedere a che punto siamo. Questa è, però io non so tecnicamente come può essere risolta. Io comunque, come è messa la situazione adesso, pur avendo proposto io il Consiglio Comunale dei Ragazzi, non mi sento di approvarlo. Grazie consigliere. Allora, a questo punto, prima di continuare a parlare oltre del regolamento, dobbiamo mettere in votazione la proposta di ritiro del punto del consigliere Nogara. Chi è favorevole a ritirare il punto che riguarda l'approvazione del regolamento? Presidente, cioè, mi sembra... C'è una proposta di ritiro, no? Ecco, no, mi sembra però che siccome stiamo parlando di una cosa a cui mi pare che tutti teniamo, cioè magari se ci concediamo 5 minuti di sospensione, vediamo di condividere Se volete 5 minuti per discutere Scusate. No, Caterina, si tratta di Scusate un attimo. Troviamo un metodo di portare in porto la cosa omogeneamente. Interessa a tutti, è una cosa positivissima. Scusatemi un secondo. Se il capogruppo Compagnoni ritiene di voler 5 minuti per discutere una proposta di un suo consigliere del suo gruppo, ha 5 minuti per parlarne. Se poi alla fine dei 5 minuti il vostro gruppo propone ancora la stessa cosa, va messa alle votazioni.
Punto. 5 minuti di sospensione.